Buongiorno a tutti, in questo video vedrete la preparazione piuttosto semplice, anzi direi proprio semplice, di un decotto a base di aglio e cipolla che io utilizzo come ormai sapete quello che faccio vedere, sono tutte cose che io già ho testato e provato, che utilizzo da anni. Bene, questo decotto, che non ricordo se già ho fatto un video, si prepara in genere. In agricoltura biologica lo preparano, si prepara o il decotto di aglio o il decotto di cipolla. Ma in tanti utilizzano anche la consociazione di questi due bulbi, quindi utilizzano aglio e cipolle, cosa che faccio io, quindi aumentando questo potere del liquido che otterremo. Quindi ecco a che cosa serve questo decotto. Nel giardino. Nel giardino questo decotto serve a tenere innanzitutto lontani gli insetti, gli afidi e alcuni parassiti, quindi non ha, attenzione, un'azione omicida, ma ha un'azione repellente. Questo significa che va utilizzato con costanza, che allontana gli insetti, ma non li uccide. Ma oltre a questo ha caratteristiche molto molto importanti, in quanto grazie ai contenuti e alle proprietà di questi due bulbi, questo liquido avrà potere anche antibatterico e fungicida, quindi avrà azione anche su alcune muffe che attaccano le piante, soprattutto in questo periodo dove si registrano picchi di caldo, poi piove, quindi si crea umidità e le piante vanno incontro a diverse malattie fungine. Ecco, io vi consiglio vivamente di provare questo decotto anziché utilizzare i classici prodotti. Uno su tutti è la rame, il rame o lo zolfo, che sono comunque consentiti in agricoltura biologica, ma io mi riferisco a gente che non ha coltivazioni grandi e quindi a piccoli giardini con piccole piante, magari a 10-20 piantine di pomodori e non una piantagione di pomodori. Quindi ecco, è un liquido che si prepara per piccoli spazi. Per grandi spazi, naturalmente, gli agricoltori poi si regolano di conseguenza e di certo non vanno a fare il decotto di aglio e cipolla per una serie di motivi. Quindi ecco, questi miei consigli sono consigli che io do per i piccoli spazi, soprattutto per i piccoli giardini dove ci sono poche piante, dove ci sono in genere animali domestici come cani, gatti, conigli, galline, e che se noi andassimo ad irrorare con dei veleni, quindi contamineremmo anche tutto l'ambiente, rendendolo anche pericoloso per questi animali e anche per i bambini che magari, chi ha bambini piccoli, giocano in un giardino. Se bagniamo l'erba con un pesticida, immaginate voi che cosa può ingerire poi un bambino toccando l'erba e mettendosi le mani in bocca. In questo caso, spruzzando aglio e cipolla, non si metterà neanche le mani in bocca. Ecco, quindi facciamo attenzione a quello che dico perché non è un sistema che risolve il problema degli insetti, non è un sistema che risolve il problema delle muffe, ma è un sistema che sicuramente vi aiuta a mantenere le piante sane, utilizzato con una certa costanza, mattina e sera. Attenzione, non irrorate le piante con nessun tipo di liquido durante le ore calde della giornata, ma fatelo di mattina prima che il sole sia alto o di sera dopo che il sole, diciamo così, è sceso abbastanza da non riscaldare le piante, perché rischiate di bruciare le piante. Quindi ecco, vanno fatti questi trattamenti nelle ore più fresche delle giornate. Io vi posso dire che se voi utilizzate questo decotto con costanza sui pomodori, sulle melanzane, sulle piante da orto, sui vostri gerani, insomma su tutte le piante da fiore che avete, non c'è nessun effetto negativo e vedrete le piante sicuramente più sane e con meno insetti intorno. Grazie a tutti. Il video che andrete a vedere è un video tutorial che ho registrato molto dettagliatamente e che quindi è di facile
Intuizione ed è una cosa che possono fare benissimo a casa tutti senza correre alcun rischio e senza correre nessun pericolo di essere intossicati. Grazie a tutti e a presto. Prendete 50 grammi di aglio fresco, prendete poi 50 grammi di cipolla fresca e 2 litri di acqua. Ecco, questi sono i tre ingredienti che utilizzeremo. Prendete quindi una pentola abbastanza capiente e mettete i 2 litri di acqua. Aggiungete l'aglio e la cipolla fatta a pezzi. L'aglio lo potete anche lasciare a spicchi interi e portate a ebollizione questo liquido e fate bollire, attenzione, per almeno 20 minuti per estrarre tutte le sostanze attive. Trascorsi 20 minuti lasciate raffreddare il liquido all'aria normalmente. Quando è completamente freddo, passiamo a filtrarlo con un colino a maglie fini, come vedete nel video. Quindi trasferiamo il liquido di nuovo nel boccale. Buttiamo naturalmente nell'umido ciò che rimane o nel compost se avete un compostaggio e naturalmente otterremo 1,5 litri di liquido dei 2 litri iniziali in quanto l'acqua un po' evapora. Ecco, adesso ci sono però con questo tipo di filtraggio rimangono delle microparticelle che sicuramente andrebbero ad otturare lo spruzzino. Quindi dobbiamo effettuare un microfiltraggio. Io utilizzo del cotone idrofilo, potete utilizzare anche un semplice panno, considerate però poi che puzza di aglio e quindi io il cotone lo butterò. Basteranno due o tre pezzettini, vedete, lo apriamo in due, lo posizioniamo nell'imbuto, così come potete posizionare un panno nell'imbuto e facciamo filtrare quindi il liquido che abbiamo già passato precedentemente al colino, lo rifiltriamo nuovamente, ecco, facendolo passare attraverso il cotone o attraverso un panno. In questo modo andremo a eliminare tutte quelle microparticelle che vi dicevo e quindi quando andremo a spruzzare non ci saranno problemi. Tanti fanno questo errore e poi si ritrovano che dall'ugello del spruzzino non fuoriesce il liquido. Ecco, come vedete, infatti, nel cotone rimangono queste microparticelle che il cotone riesce proprio a intrappolare e quindi il liquido così può essere utilizzato. Lo mettiamo in una bottiglia, visto che sta piovendo, non possiamo farvi vedere il video sull'utilizzo, però in questa bottiglia lo conserveremo in frigo, si può conservare anche per una settimana benissimo. Importante metterlo in frigo. Grazie a tutti e spero di esservi stato utile.